settimane fa a Nuoro, perché mi hanno spiegato che si dice così, era davanti ai ragazzi del liceo proprio su un progetto di monitoraggio dei dati creato da A Scuola di Open Coesione, che vi comincio a segnalare, segnatevi il nome perché è un progetto comunque da seguire, dove praticamente ho tenuto questa lezione che si intitola La lezione di Greta. Partiamo da lì. Perché Greta? Perché Greta in realtà anche nei suoi discorsi è sempre stata molto precisa. Io infatti mi sono sentita arrogata il dovere di difenderla da giornalista che usa i dati in maniera molto precisa, perché lei ha sempre utilizzato fonti ufficiali. Dati ufficiali. Quindi, e questa è la base della migliore informazione, sia per noi che per, come dire, informare gli altri. E questo è un dato fondamentale, attenzione, quando si parla di ambiente. Quindi questa è, infatti, la battuta era, soprattutto rispetto a chi l'aveva contestata, avete sentito, molti dei contestatori non sapevano neanche che cosa fosse il rapporto IPCC che lei cita, no? Che è appunto il rapporto delle Nazioni Unite che lavora sul clima, quindi la Convention che lavora sul clima e che poi avrà a Santiago, ci sarà il prossimo evento dopo quello, diciamo, mediano di New York. E i dati che lei ha citato erano dati, come dire, che sono stati studiati dal 99% degli scienziati, che non sono scienziati che passano di là e buttano lì dei dati, no, sono ricerche ufficiali e rigorosamente, insomma, riscontrate. Questo per dirvi che l'attivismo ha bisogno della scienza, proprio perché alla base poi del conflitto con i detrattori, che attenzione, volta per volta possono essere anche le stesse istituzioni, eh? Cioè quindi può essere che lo Stato neghi a un cittadino che c'è un problema ambientale. Il ricorso ai dati ambientali può essere d'aiuto. In questa carrellata che io vi faccio, poi alla fine magari facciamo appunto anche una carrellata di alcuni siti che non ho messo nelle slide. Ho due tipi di slide che cerco di scorrere velocemente, però volevo farvi entrare nel meccanismo di quello che è proprio perché e come andare a ricercare questo tipo di dati. Il workshop è interattivo, quindi se avete domande, visto che abbiamo un livello, come dire, medio, assolutamente non date nulla per scontato, interrompetemi pure, anzi mi fa solamente piacere. Allora, io sono Rosy Battaglia, sono giornalista e presidente di questa associazione che si chiama Cittadini Reattivi, che è nata 6 anni fa. È nata, vedete, avevo messo questa scritta Terra, Cielo, Acqua, Puliti per Tutti, dico brevemente, è nata come inchiesta giornalistica in realtà, è nata come un sito che mappava, doveva, l'idea era di mappare questa inchiesta partecipata e coinvolgere i cittadini. Dopo 6 anni abbiamo fatto un po' di strada, obiettivamente, infatti. Ieri sono tornata a Trento dove appunto Fondazione ARF ci aveva premiato allora, in un altro ruolo, per caso, insomma, di giornalista che parlava sempre di dati, di intelligenza artificiale e di come i nostri dati vengono utilizzati da chi non sappiamo, perché poi la sintesi è questa, e invece della difficoltà di avere diritto a questi dati. Diritto alla salute, all'ambiente salubre e al diritto di sapere. Anche in Italia abbiamo grossi problemi. Perché? Allora, innanzitutto c'è un problema anche di conoscenza, a mio avviso, delle leggi, nel senso che non sappiamo, non tutti sappiamo quali sono le norme che ci danno diritto di chiedere queste informazioni. Secondo voi in Italia abbiamo diritto di sapere, di venire a conoscenza dei dati ambientali? C'è una legge? In quale forma, secondo voi? Nella Costituzione c'è l'ambiente? Non c'è. Bravissimo. E beh, questa è una bellissima interpretazione, si è preparato. Attenzione, quello è l'appiglio, però obiettivo la parola mia, infatti attualmente si sta parlando della riforma, anche riforma costituzionale questa volta con buon senso, perché la parola ambiente non c'è, c'è la salute, c'è la tutela, eccetera, e questo è uno dei problemi. In realtà, come adesso vi dirò, appunto, nella Costituzione non abbiamo la parola ambiente, abbiamo l'articolo appunto che citavi tu rispetto alla tutela del paesaggio. La salute però c'è,
c'è l'articolo 32 e c'è addirittura poi anche, attenzione, con la riforma del titolo quinto, questo però ci riguarda, perché l'ambiente non rientra nella Costituzione, ma nella riforma costituzionale del 2005 rientrò nella riforma del titolo quinto. Quindi l'ambiente di fatto compare per noi davvero in quell'anno. Quindi, e questo è anche, però ve lo spiego perché, perché molto spesso noi non sappiamo dove andare a ricercare i dati. I dati ambientali di fatto in questo momento sono depositati proprio presso le regioni, per, grazie a questa riforma, alla riforma del titolo quinto, perché i detentori del dato ambientale territoriale sono le regioni. Le regioni, i comuni, i vari enti, poi vi spiego anche le dinamiche a livello nazionale. Tutto questo ovviamente non è che favorisce, ecco, ad esempio sappiamo che c'è l'articolo 41, no? Che dice l'iniziativa economica è privata, è libera, non può svolgersi in contrasto con l'interesse sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Questo è un articolo che in genere cito e citiamo perché molto spesso i conflitti ambientali che ci sono sul territorio italiano, faccio proprio anche all'estero per carità di Dio assolutamente, ma molto spesso sono legati proprio a, alle imprese, molto spesso alle imprese, quindi a quello che è l'iniziativa economica. E molte volte è stato anche addirittura non solo imprese private ma le aziende di Stato. Ci andiamo poi con gli esempi. Quindi questo è quello che vi dicevo, no? Con la riforma del titolo quinto, scusate, nel 2003, nel 2000, non 2005 ma nel 2003. Allora, in realtà però sappiate che, qui mi confondevo, era 2005, 2001 recepimento e applicazione nel 2005, in realtà noi abbiamo diritto da ormai 13 anni, 14 anni, scusate, 15 anni, dal 2005, dal mio figlio, di accedere ai dati ambientali, perché abbiamo recepito la convenzione di Aarhus. Questo ci dà diritto. Attenzione, perché ve lo sto dicendo? Perché in base a questa legge noi in qualsiasi diatriba ci possiamo appellare alla convenzione di Aarhus. Tra l'altro, con l'altra legge che vi, quella sul diritto di accesso alle informazioni, le informazioni ambientali sono obbligo di pubblicazione. Quindi nel momento in cui non troviamo un'informazione che un ente, una pubblica amministrazione non ha pubblicato rispetto all'ambiente, possiamo obbligarla alla pubblicazione. Non è detto che lo faccia, ma lo possiamo fare. Quindi, questo è appunto l'articolo per contribuire al titolare al diritto, scusate, il diritto di ogni persona, delle generazioni presenti e future, a vivere, ambiente, atto, assicurare la salute e il benessere, ciascuna parte, quindi ciascuno Stato, garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico a processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale. Questo è del 98, recepita nel 91 e diventata di fatto legge dal 2005. Quello che io ho incontrato in questi anni con la mia attività di giornalista d'inchiesta, purtroppo mi ha rivelato che non è così. Io stessa, quando mossi i primi passi per fare alcune inchieste ambientali partendo dai dati, mi scontrai proprio con gli enti di controllo di questa regione, perché una giornalista freelance che non conosceva nessuno, che si arrogava il diritto di sapere quanti siti contaminati c'erano in Lombardia, e questo era il 2012-2013, non era molto piacevole, e vi dico che anche per me non è stato molto piacevole in quel momento, anche perché poi il responsabile di quell'ufficio che mi legava i dati poi dopo un po' venne arrestato. Quindi, come dire, sono tutte dinamiche che in questa regione sono capitate. Anche mi è capitato anche un'altra volta, infatti io ho detto ai colleghi della regione, ho detto attenzione a non darmi i dati, perché poi succede sempre che qualcuno lo arrestano, perché è successo anche per un dato sulla sanità e poi arrestano, ma giuro che io non era auto, però attenzione, io ci scherzo sopra. Il problema vero però è che questo io l'ho provato in maniera empirica e non solo, se manca la trasparenza c'è qualcosa che non va, e questo è la chiave. Quindi quando vi trovate di fronte a un dato che non vi che non trovate, c'è qualcosa che non va. Può essere negligenza, può essere sciatteria, però purtroppo, molte volte, può anche essere indice di un mancato controllo rispetto a quel dato. E su questo io mi dispiace,
do ragione ai cittadini molto spesso. Per cui molte volte mi hanno detto, ah, tu prendi le difese. No, io in realtà in tutte le inchieste e i comitati che ho incontrato finora in questi anni, difficilmente mi sono trovata davanti a conflitti, come dire, che non erano motivati, proprio perché i cittadini andavano a documentarsi, a fare le richieste agli atti, come loro dicono. Io ho fatto accesso agli atti, Rosi, dottoressa, però non ho dato... No. Queste richieste di accesso agli atti, che fanno riferimento alla vecchia legge 241, in realtà non davano diritto ai cittadini di accedere completamente a tutte le informazioni. Questo è, vi ho messo questa slide perché è successo qualcos'altro nel frattempo. Per fortuna sono passate due leggi. Una è quella del diritto accesso alle informazioni, il Freedom of Information Act, è la legge, non so se ho messo la slide, scusate, la 97 del 2016. La mia associazione Cittadini Attivi ha partecipato proprio alla campagna Fire for Italy, che ha portato questa legge in Italia e che ci ha messo a livello degli altri stati europei e internazionali. Per cui noi, fino a quel momento, né nella nostra Costituzione né nel vario ordinamento c'era scritto che noi avessimo diritto di accedere ai dati. Attenzione, questa è una cosa abbastanza grave, perché anche la legge 241 del 91 diceva che comunque la richiesta del dato doveva essere motivata, ok? Adesso no, sappiate che basta mandare una mail, non è così semplicissimo come... Però in teoria, in pratica, la legge dice che io posso mandare una mail all'ente di controllo, all'istituzione alla quale voglio chiedere il dato, fare la domanda e ricevere gratuitamente i dati. Quindi questo potere, grazie alla legge 97-2016, oggi ce l'abbiamo. Nel frattempo è passata anche questa legge. Ve lo segnalo perché la legge della riforma delle agenzie ambientali ha fatto in modo che, di fatto, piano piano, i dati ambientali ritornino ad avere un'unica fonte del dato. Vi dico questo perché, e lo so che entriamo in un ginepraio, se volete sapere i dati dei rifiuti, molto difficilmente li troverete sul sito della Regione, li troverete sul sito di ISPRA, che è a livello nazionale l'ente che sta coordinando tutte le agenzie regionali per l'ambiente. Lo so. Vi faccio un altro esempio, sempre facendo un'altra inchiesta, spero che non vi cadano le braccia. Allora, a livello nazionale non abbiamo un sito unico dove abbiamo tutti i dati sulla qualità dell'aria. Non c'è. E questo, se ci pensate, siccome abbiamo il sito europeo e l'Italia dà le informazioni per il sito europeo, sappiate no. Quindi abbiamo, e poi quando finiamo le slide faremo una carrellata di vari siti andando in internet, vi faccio vedere il sito di Regione Lombardia curato da ARPA, è uno dei più belli, ho fatto i complimenti ai colleghi di ARPA, assolutamente, lo diciamo anche in diretta. Il discorso vero è che però è quello, cioè poi magari c'è quello di Regione Emilia Romagna, cioè del Piemonte, che anche il Piemonte ha davvero lavorato molto bene, grazie anche alle giornaliste che rompono le scatole sui dati per aprire certe banche dati come quelle sull'amianto. Quindi qualcosa sta succedendo. Tutto questo lavoro è stato, come avete capito, provocato anche da chi davvero, insomma, ha pungolato la pubblica amministrazione e la trasparenza in questi anni. Però, ed è quello anche un po' il senso mio qui oggi, e grazie per essere venuti, è il fatto che noi dobbiamo pungolare la pubblica amministrazione, perché il processo di OpenGov è in atto, ma non è completato, assolutamente. Quindi se troviate, anzi me lo segnalate, mi scrivete a cittadiniattivi@gmail.com, mi dite Rosi, Cittadini Attivi, questa banca dati è chiusa, abbiamo chiesto questo dato, non ce l'hanno dato, perché effettivamente questo sta succedendo ancora. Quindi, ad esempio, vedete alcuni dati a livello nazionale, ad esempio, soprattutto ad esempio le aziende soggette ad AIA, ne abbiamo tante anche, o a rischio di incidente rilevante, ne abbiamo tantissime anche in Lombardia, magari non sappiamo neanche dove sono e dove abitiamo noi ce n'è una, perché questo è il grandissimo problema. Quindi quei dati sono in parte sul sito della Regione e in parte potrebbero essere su ISPRA. I dati sui rifiuti, ve lo dico, se volete sapere il vostro comune, quanto fa differenziata, anche percentuale, quanto manca di scarica, eccetera, sono sul sito di ISPRA, quasi sicuramente, cioè sicuramente, perché il catasto rifiuti è sul sito di ISPRA.
Va bene? Ok. Sì, qui adesso scusate, alcune le ho date un po' per scontate. Qui faccio un esempio un po' strong, scusate che ho messo le slide un po' così. Vabbè, però in realtà è questo. Ci sono dei problemi, vi ho parlato di industrie a rischio di incidente rilevante e industrie di Stato e piano inquidato. Uno è il caso di Taranto. Non so chi dell'altra sera ha visto Presa Diretta, io ho avuto dei commenti dei cittadini di Taranto non molto felici rispetto alla trasmissione, che di solito è sempre puntuale, e che comunque anche l'altra sera ha sentito tutti gli attori, per cui si è sentito l'ex ministro, ArcelorMittal, il sindaco di Taranto, i cittadini. Però obiettivamente, io non lo so, chi di voi l'ha vista, non emergeva la gravità della situazione. C'è un problema molto grave, ad esempio, perché su Ilva vigono dei decreti, gli impianti sono sotto sequestro giudiziario, lo Stato italiano sta facendo lavorare gli impianti con dei decreti che si succedono da allora. Quindi che cosa succede? Che le violazioni di fatto ambientali, secondo la norma, sono state avallate dallo Stato. Quindi quando ArcelorMittal dice i dati sono a posto, ha facoltà di dirlo. Perché quei dati, i livelli, scusate, degli standard sono diversi rispetto al resto d'Italia. Quindi questa è un po' la deformazione giornalistica, però capite che per i cittadini di Taranto sentirsi dire l'altra sera i dati sono a posto, quando hanno il reparto di oncoematologia pediatrica, che, e qui lo devo ricordare, è stato aperto anche grazie a Nadia Toffa, che sapete benissimo purtroppo che fine ha fatto, perché a Taranto, nonostante l'impatto ambientale così forte sulla città di Ilva, Eni e tutto l'inconglomerato industriale, non c'era un reparto che curava i bambini che si ammalavano di tumore. Quindi quando vi parlo, ecco, scusate se vi ho fatto un esempio così strong, però io sono abituata a lavorare su questi temi, cioè il dato ambientale è fondamentale. Ci sono delle situazioni come quelle di Taranto dove questa cosa emerge in maniera più forte. Noi qui in Lombardia non è così, e io sono contenta, ne abbiamo parlato con Francesca e appunto con Mili, perché in Lombardia non c'è questa attenzione, perché siamo anche noi stati molto abituati a convivere con l'industria, con la fabbrica, il benessere. Abbiamo degli ospedali, a differenza di Taranto, che funzionano benissimo, dove ci curiamo, dove abbiamo tutte le cure che lì ad esempio non hanno. E quindi tutto questo un pochino si attutisce. Però non siamo, cioè i dati epidemiologici dicono che purtroppo l'età media dell'italiano si alza, ma l'età media in salute piena, in buona qualità della vita, si sta abbassando. I determinanti di salute relativi all'ambiente, come dicono i colleghi epidemiologi, sono una parte, non è solo colpa di quello che respiriamo, è anche colpa di quello che mangiamo, del nostro stile di vita, se fumiamo, eccetera. Però l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che almeno un 30% delle nostre malattie, delle nostre morti precoci, viene dall'inquinamento atmosferico, ambientale, eccetera, eccetera. Quindi scusatemi se sono stata un po' stronga, però questo vuol dire lavorare sui dati ambientali, anche con responsabilità. Quindi ho fatto un passaggio, non so chi di voi ha letto l'enciclica di Papa Francesco. Ecco, io lo direi anche alle ragazzi, sì, leggetela. Adesso non parte che esce il nuovo libro, io non è che sono una fan di Papa Francesco, sono abbastanza laica, però da giornalista scientifica sui temi ambientali vi posso assicurare che vi permette di colmare veramente tutte le lacune che si può avere rispetto proprio alla storia dell'ambiente e alle decisioni che a livello globale sono state prese. Ed è scritta ovviamente, perché essendo un'enciclica, il Papa la scrive per i fedeli, con i suoi ovviamente esperti, eccetera, eccetera, e obiettivamente ha un linguaggio molto semplice, però davvero ferma quelli che sono i passaggi più importanti e che in questo momento, anche con il movimento Fridays for Future, eccetera, sono emersi, no? Infatti, questa, tra l'altro, io ho appena visto che il nuovo libro è ha un riferimento proprio alla Terra. Quindi questa era la citazione che io ho preso dall'enciclica allora, e vedo che il Papa ritorna su questa cosa. Allora, sì, infatti è riferimento all'ecologia integrale, adesso vi rimando a quella, non vi faccio perdere tempo, però ci sono dei passaggi veramente importanti, vedete? Si ripercorre anche la storia, quindi il primo vertice per la Terra,
qualcuno l'aveva detto nel 92, oggi abbiamo avuto Greta, c'era stata un'altra ragazza, non mi ricordo in questo momento, che era andato davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite a dire guardate 14 anni. Che esatto, che aveva denunciato esattamente quello che ha fatto Greta. La differenza, ve la spiego, non c'era internet. E questa è la differenza, perché questa è la differenza del fatto che la rete in questo momento, se usata bene, può permettere davvero di unirsi a quello che è l'attivismo civico. Quindi avete capito perché i dati sono importanti su ambiente e salute per due motivi. Primo, perché spesso non sono accessibili, ma il fatto che, come vi dicevo prima, spesso non sono accessibili è uno dei motivi alla base dei conflitti, e molto spesso dove non c'è trasparenza c'è qualcosa che non va. Questo è un esempio. Io l'ho scritto nelle scorse settimane delle inchieste, dei sequestri intorno ai capannoni vuoti, come sapete, aree dismesse, capannoni abbandonati, riempiti di rifiuti. Anche qui il procuratore della distrettuale antimafia, dottoressa Dolci, ha detto chiaramente, anche qui ha parlato di monitoraggio. E io quando ho detto questa parola mi sono illuminata, perché anche la procura ha capito che bisogna sapere dove stanno le cose. E se noi non sappiamo come istituzioni dove sono le aree dismesse, quante sono, e che cosa c'è dentro quelle aree, che molto spesso sono siti contaminati da bonificare, tra l'altro, noi di fatto diamo la strada a chi di queste cose ci campa. Quindi l'ultima inchiesta di cui ho scritto per Valori nelle scorse settimane ha fatto esattamente, quindi noi non sappiamo dove sono i siti contaminati, l'andrangheta, le mafie lo sanno, offrono i loro servizi alle aziende che sono, ad esempio, la plastica, non so se lo sapete, il problema della plastica, tutti sanno che in questo momento abbiamo problemi con lo smaltimento della plastica? Sì? No. A parte perché è tanta, che non si riesce a smaltirla. Cioè, sappiamo che è tanta, c'è un problema, allora ve lo spiego velocemente, abbiamo un eccesso, noi la ricicliamo, il problema vero è che non si riesce a smaltirla, perché fino all'anno scorso le frontiere della Cina erano aperte e la mandavamo là. Adesso la Cina ha chiuso le frontiere e i rifiuti di plastica ci sono rimasti. Quindi o vanno in inceneritore, con buona pace di Corretta, oppure di fatto rimangono stipati in questi capannoni, nelle aziende, perché il problema qual è vero? Buona parte purtroppo della plastica che abbiamo, che ci ritroviamo tutti i giorni, a parte che sono le bottiglie, alcune cose particolarmente, il PET, eccetera, riciclabili, pensate a tutto il packaging relativo al cibo, quello molto spesso non è riciclabile e quindi finisce, anche se non lo mettiamo nel sacco della plastica, con ogni probabilità andrà in inceneritore. Se non va in inceneritore, lo incende la mafia. Capite che non ne usciamo. Possiamo uscirne, ovviamente, spingendo anche noi consumando meno plastica, spingendo anche le aziende a produrre davvero plastica effettivamente riciclabile, oppure a valerci di altre cose. Quindi, una domanda veloce. Quindi sì, la Cina ha chiuso le frontiere, ma se non mi sbaglio adesso è più sud-est asiatico. Assolutamente, però anche loro, guarda che non stanno accettando così tanto, perché il problema, come avete visto, infatti si parla di una chiusura dei mercati Cina e anche sud-est asiatico, quindi una parte lì. Però i traffici purtroppo, cioè perlomeno, anche perché stiamo parlando di quantità enormi, è vero che, vi dico chiaramente, in questa inchiesta hanno intercettato uno di chi collaborava che assicurava che i carichi di rifiuti potevano essere portati all'inceneritore di Düsseldorf, oppure stivati e mandati in Turchia o in Croazia. Quindi questa è la Lombardia, cioè, quindi capite che i giri, io ho fatto il titolo, il mio attacco iniziale era i giri dei rifiuti, le strade dei rifiuti sono infinite, perché davvero, cioè quindi non pensate, perché comunque davvero può succedere di tutto. E quindi questo, vado un po' più veloce perché volevo, quindi vabbè, ci sono, allora, questi sono degli esempi che vi faccio, perché anche qui rispetto a questi casi sono partite delle inchieste.
Qui parliamo del Pertusino, non so chi di voi ne ha sentito parlare, è la più grande diga, il più grande lago di acqua dolce potabile tra la Basilicata e la Puglia. È stata inquinata anche da idrocarburi. In Basilicata, come sapete, si estrae il petrolio, c'è stata un'inchiesta di fatto in questo momento in corso, tra l'altro che è finita anche nella relazione della Commissione Antimafia e curata dai NOE, in cui si è scoperto che appunto a Viggiano, uno dei primi siti di estrazione del petrolio, ci sono stati degli sversamenti da parte di ENI enormi, quindi depositi che io, guardate anche qua, io sono perito chimico, ho studiato da adulta, però insomma il doppio fondo, il mio professore di impianti chimici me l'aveva spiegato, quindi impianti costruiti nel 2000 senza doppio fondo da una delle più grandi multinazionali italiane, obiettivamente mi danno tanto da pensare, perché vuol dire aver trattato la Basilicata come paese da terzo mondo, perché queste cose si fanno di solito in Africa o in altri paesi, è stato fatto anche in Italia, quindi quei sottofondi non fatti hanno fatto in modo che ci fosse uno sversamento. Qui, perché vi ho messo questa foto, uno dei miei collaboratori e soci di Cesi Satea ha fatto questa inchiesta per BioCogeo, perché lì sono stati cittadini che hanno preso i campioni e li hanno portati a laboratori fuori regione. Qui parliamo di amianto in Lombardia, però ecco, questo per dirvi, questo era il procuratore precedente, Caffiero De Rao, sta proseguendo senza codice, qui si parlava del codice antimafia, ci sarebbe la corruzione, ne ho scritto sempre nelle scorse settimane. La Direzione Nazionale Antimafia l'ha detto chiaramente, anzi ha messo la corruzione e l'infiltrazione di appalti nella pubblica amministrazione tra i primi punti di inchiesta e di interesse della Commissione. Il secondo, sapete qual è dopo la corruzione? Quello di cui parliamo stasera. Ambiente. Perché di fatto qui si parla di criminalità organizzata e di crimine d'impresa, quindi anche rispetto proprio allo smaltimento dei rifiuti industriali eccetera, purtroppo per risparmiare succede anche questo, e questo è un tema insomma che ci riguarda. Allora, nel frattempo dicevo, un'altra legge molto importante che però vi accenno, perché chi si occupa di ambiente lo deve sapere, è la legge contro gli ecoreati, che è stata approvata nel 2015 dopo oltre 21 anni di battaglie, come diciamo con gli amici di Casale Monferrato, anche purtroppo grazie al fatto che il processo Eternit, che non so che tutti voi esattamente andrò per scritto, per cui Stefano Schmidheim, adesso ci sono nuovi processi, però ha fatto quel primo processo appunto guidato dal pubblico ministero, da Guariniello, andrò in prescrizione. Perché nel nostro codice penale mancava il reato di diritto ambientale. Quindi Guariniello si fece un riferimento al diritto innominato, però il problema dell'amianto, non so se lo sapete, è che la contaminazione e le ricadute sulla salute non sono immediate, sono a distanza di almeno minimo 20 anni. Quindi la gente ha cominciato a ammalarsi, a morire a 20 anni dall'esposizione, e questo è un problema che purtroppo c'è tuttora, anche qui a Milano ne abbiamo parlato in occasione della presentazione del documentario. Questa legge ha fatto in modo che finalmente, e quindi i primi processi ci sono, quindi anche alcuni dei reati, delle richieste che vi ho citato mentre parlavo, di fatto adesso hanno, come dire, chi inquina paga e chi delinque paga, mentre prima molto spesso i reati ambientali erano di tipo amministrativo o di ammenda. Perché? Perché non erano, cioè, e purtroppo è brutto dirlo, perché l'ambiente non era visto come un valore, cioè la causa, e ritorniamo alla Costituzione, l'ambiente, non, la salute sì, l'acqua sì, però l'ambiente non era visto come un valore, si è capito dopo, in questi anni, che di fatto contaminare l'ambiente voleva contaminare le nostre vite,
E quindi la terra è uguale come l'acqua e l'aria, cioè tutti gli elementi, le cosiddette matrici ambientali, per noi hanno lo stesso valore. Quindi terra contaminata, un bambino com'è? A Brescia ci sono i giardini contaminati da PCB. Se un bambino prende la terra da un parco, se la mette in bocca, si mangia il PCB e non va bene. Così come non va bene respirare insomma, l'aria che respira. Questo, vabbè, ve l'ho accennato prima, era rispetto, questa è una scritta che quello che amico Ernesto Bellissario aveva ripreso dai muri di Taranto. ARPA e ASL vogliamo i dati sui tumori. Anche qui io lo spiego sempre, lo dico anche a voi, perché molto spesso con le cause ambientali si parla poi dei tumori. Il problema vero è che c'è una banca dati, ci sono delle banche dati, però il registro tumori a livello nazionale sono tanti registri e non è ancora stato, c'è una legge che ha lavorato per questo, ma diciamo fino all'anno scorso non c'era nessuna legge che obbligava la tenuta di un registro tumore. Quindi era un istituto facoltativo ed è un'associazione, l'Associazione Italiana Registri Tumori, che collegava questi dati. Quindi ci sono dei territori come la Terra dei Fuochi al sud, ma anche alcune zone del nord, in cui questi registri non c'erano. E poi non bastano i registri. Il problema è chi lavora quei dati e come li interpreta. E questo è l'altro passaggio. Quindi noi stasera parliamo più di dati ambientali. Sui dati sanitari sappiate che la situazione, purtroppo, rispetto a trasparenza, accessibilità per i cittadini, è ancora peggiore. E qui davvero bisognerebbe fare delle azioni davvero di non so, civic hacking, non so come dire, però bisogna fare quelle robe lì perché altrimenti non ne usciamo. Quindi io avevo fatto alcuni esempi. Questo è un esempio che abbiamo fatto monitorando, questa è una delle inchieste che abbiamo fatto come cittadini reattivi, che era partita, infatti voi avete visto il titolo stasera, no? Tutti sapevano, cioè monitorante per voi è chiaro che cosa vuol dire o è un aggettivo comprensibile, perché in alcuni contesti magari non era chiaro. Monitorante vuol dire appunto chi monitora, che quindi controlla intorno a sé e riporta un dato. In questa inchiesta con cittadini reattivi siamo partiti nel 2015 con i miei colleghi e soci, abbiamo iniziato a pubblicare una parte dei dati, quindi la mappatura degli inceneritori, e poi abbiamo chiesto ai cittadini di verificare che cosa succedeva nel loro territorio. E lì ad esempio abbiamo scoperto che, non so, tipo Brescia, sui documenti ufficiali apparivano 600.000 tonnellate di rifiuti. A Brescia se ne bruciano quasi 1 milione. Quindi, capite? E in più ci sono anche i rifiuti industriali, non solamente i rifiuti che vengono dalla raccolta. Quindi, questo per dire, quindi quando io infatti ho spesso anche con i miei colleghi discutiamo sugli inceneritori, perché poi sapete tutti che si scia sugli inceneritori, come abbiamo visto a Copenaghen, il problema vero è che però, allora, e qui non lo dico io, lo dicono anche gli epidemiologi, è vero che i nuovi impianti di incenerimento bruciano molto meglio degli impianti a diossina, che anche qua in Lombardia, come quello di Busto Arsizio, sono ancora aperti. È vero. Il problema vero è che però bruciano molto più materiale. E quindi, questo non lo dico io, lo dicono gli epidemiologi, gli inquinanti comunque, insomma, chi sta intorno a quell'inceneritore, proprio aria fresca, non respirerà. Quindi, insomma, sciarci sopra, io obiettivamente non lo so. Però il problema più grave ancora è che però in Italia, proprio per quella mancanza di trasparenza che vi ho detto, di cosa entra e esce intorno ai rifiuti, io avevamo fatto una mappatura rispetto agli inceneritori, 41 sono, se non sbaglio il dato del 2016 erano 28, su 41, 28 avevano avuto problemi per blocco impianti, sequestri, inchieste e chi più ne ha più ne metta. Quindi tu mi dici, portiamo tutto in inceneritore. Non lo so, perché obiettivamente non è, dal mio punto di vista, finché non c'è una filiera controllata, non è risolto. Allora, e infatti, vabbè, qui abbiamo fatto una ricostruzione, queste comunque sono slide che poi mettiamo disponibili, quindi magari metto i link, insomma, un po' dei problemi che avevo. Ad esempio, questa era la ricostruzione della filiera del rifiuto, che non viene sempre, un'altra cosa che abbiamo fatto nell'inchiesta era mappare gli impianti sul territorio,
E questo sarebbe anche interessante farlo, non so se siete tutti di Milano, nel vostro territorio, perché c'è anche un problema, qui qualcuno ha ragione, di avversità verso i nuovi impianti. Ad esempio, degli impianti molto avversati sono ad esempio quelli dell'umido, no? Perché magari non sono ben gestiti, c'è odore, eccetera. Però sappiate, ad esempio, che gli impianti dell'umido sono quelli che impediscono di portare roba in inceneritore, perché il tal quale va sempre in inceneritore. Quindi più facciamo raccolta differenziata tra umido e secco, più togliamo cibo agli inceneritori. E questo già dovrebbe, ovviamente. Poi è chiaro che qui, cittadino monitorante, se un impianto puzza, c'è qualcosa che non va, perché vuol dire che normalmente, non so chi di voi ha avuto la compostiera, io ce l'ho avuta nell'altra casa, se tu la equilibri in maniera corretta, non puzza, dopo un po' ti viene fuori il terriccio buono. Quindi se invece il ciclo del rifiuto non è corretto e quello che viene introdotto non è corretto, effettivamente l'humus, quello che è, non si forma, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi però questo per dirvi che anche conoscere gli impianti, sapere cosa succede nel nostro territorio ci può anche aiutare a capire meglio anche i processi e non avversarli tutti a priori, no? Perché è vero, molti cittadini si lamentano ad esempio degli impianti biomasse, lo so, anche lì io in Emilia ci sono stati sindaci che sono opposti perché chi aveva messo quel tipo di impianto con gli incentivi poi si è scoperto che era legato all'andrangheta. E qui che cosa gli puoi dire? Poi chiaramente gli amici di, che so, ambientalisti di Vegambiente dicono no Rosy, però che so, recuperiamo i fanghi, recuperiamo, va benissimo tutto. Quello che io vi dico è che dal monitoraggio delle comunità di cittadini reattivi non possiamo stare tranquilli, quindi dobbiamo stare sempre con gli occhi molto aperti. Domande? Allora, io volevo poi fare, però no, queste vanno piano. Ecco, questo vi ho fatto velocemente un esempio, quindi abbiamo parlato sull'amianto, ne abbiamo parlato, chiamo a Milano questa primavera, l'amianto c'è a Milano, c'è dappertutto, c'è in Lombardia, c'è a Roma, c'è tantissimo. A Casale, come abbiamo mostrato nel documentario La vincita di Casale Monferrato, l'anno prossimo praticamente, adesso vediamo, cambio di amministrazione, però in ogni caso l'amianto è stato bonificato e sicuramente ce n'è molto meno che a Busto Arsizio qua, ecco, questo è chiaro. C'era un problema però, e c'è tuttora, se voi andate a cercare i dati su relativi ai siti dell'amianto, non li trovate, non c'è una mappa sul territorio con i siti contaminati d'amianto, neanche in Lombardia. Il Piemonte l'ha fatta. Dopo questa inchiesta che ho fatto, il Piemonte l'ha fatta. Quindi se andate sul sito del Piemonte di ARPA, siti amianto, trovate i siti che sono stati identificati come più pericolosi, sulla quale bisogna intervenire. Qui a Milano la mappa pubblica non c'è, dobbiamo dirlo, non mi risulta, spero, qualcuno mi senta, però il dato non c'è. Ce ne sono ancora tanti, ci sono ancora scuole, ci sono ancora ospedali con l'amianto, quindi oltre tutti i tetti le cose che vediamo. E io vi dico solamente che facendo la cittadina, la giornalista monitorante, facendo anche richieste di accesso al ministero con il mio collega a tempi di Wired, siamo arrivati a sollecitare così tanto le istituzioni che piano piano quei 34.000 siti nell'ultimo rilevamento ministeriale erano 60.000. Secondo il monitoraggio civico di Legambiente, che ha fatto un altro tipo, non ha fatto richieste di accesso alle informazioni, ma ha fatto delle richieste alle regioni con modalità di questionario, siamo arrivati a un totale di 300.000. Perché in Lombardia la mappa c'è, ma è parziale, visiva, però sappiamo che sono più di 150.000 i siti contaminati, mentre in Piemonte 120.000. Quindi arrivare a 500.000, 300.000, infatti qualcuno parla di una stima nazionale di 500.000. Questo lo accenno velocemente, anche qui, sapere, perché è importante sapere queste informazioni. E nel caso dell'Emilia Romagna c'era stata infatti una diatriba con gli enti di controllo, perché avevo chiesto informazioni rispetto alle scuole contaminate da amianto, lì non so chi di voi ha sentito parlare del processo Emilia, quello contro l'Andrangheta, alcune imprese hanno con la Bianchini, di fatto andranghetiste, avevano utilizzato rifiuti post terremoto contenenti amianto
e li avevano utilizzati per costruire le scuole post-terremoto, dopo il 2012. Per fortuna, grazie alle segnalazioni dei cittadini, grazie agli enti di controllo, bisogna dirlo, le scuole di fatto poi sono state bloccate, eccetera. Quindi, ok. Però intanto, che cosa è successo? Quando io sono andata a chiedere i dati su queste scuole, non mi sono stati dati. E quindi capite che lì si crea il conflitto. Il conflitto poi è andato anche ad altre... io ho fatto una richiesta di accesso alla Regione Emilia-Romagna, la quale negò che quei dati esistevano. Poi, in seguito a un confronto, uno dei loro amministratori ha ammesso che effettivamente alcune di queste scuole erano contaminate, obiettivamente non lo poteva negare perché erano agli atti del processo Emilia, cioè negli atti del processo c'è anche questa storia. Quindi capite la complessità certe volte delle dinamiche, però quello che disse a suo tempo ai miei interlocutori quando chiedevo questi dati, ma non dobbiamo fare allarme pubblico. Io ho detto no, questo non è questione di fare allarme pubblico, è sapere se ci sono delle scuole contaminate da amianto, è giusto che le famiglie lo sappiano, i bambini, cioè io con quale, non sono io la giornalista, come dire, fomentatrice, come dire, se c'è una scuola contaminata oppure da aziende che hanno lavorato nel dolore di 'Ndrangheta, scusate, il problema è diverso. E qui, questo vi faccio vedere, questa è una foto, una cosa positiva, è il parco Eternot di Casale Monferrato, che è una delle immagini che poi c'è anche dentro il documentario, perché ad esempio a Casale la mappatura l'hanno fatta in open data, quindi i cittadini per debellare l'amianto si sono messi insieme alle istituzioni a segnalare i siti. Poi hanno fatto in modo anche, come dire, di sollecitare tanto le istituzioni e di ricevere anche dei soldi, perché ricordiamoci che, non so se tutti sanno cosa sono i siti di interesse nazionale, e noi a Milano ne abbiamo tre, c'è la Bovisa, poi Sesto San Giovanni, Pioltello, noi ce ne abbiamo tre, non lo sappiamo, e però non è colpa vostra. Allora, i siti di interesse, non se ne parla, e qui non se ne parla, questa è la conferma, siti di interesse nazionale o regionale, secondo la legge dello Stato italiano, sono dei siti altamente contaminati, pericolosi per la salute pubblica, per l'ambiente e per la salute. Per cui ci sono delle leggi che li istituiscono, c'è una mappa nazionale di 57 siti, tra cui appunto c'è stata anche la Bovisa, che adesso l'area della Goccia, stasera sarebbe dovuta venire Luciana del comitato, però erano impegnati da un'altra parte. Ci sono delle aree contaminate anche in Milano, abbastanza gravi, c'è sta appunto l'area ex Falc di Sesto San Giovanni, c'è la Pioltello, tra l'altro appunto alcune delle inchieste giudiziarie che vi ho citato prima riguardavano anche questi siti. Questi siti che io vi ho detto, nessuno è stato bonificato, perché anche in Bovisa non mi risulta che ci siano stati, c'è stata un, ci abbiamo costruito sopra l'università, ma le bonifiche non so come sono state fatte. Mentre qui è stato, ad esempio, l'amianto è stato tombato, c'è stato fatto un parco, il monitoraggio c'è, i cittadini che hanno, possono smaltire col kit ovviamente di sicurezza le piccole quantità di amianto direttamente in discarica, e a differenza che la Lombardia, qui non ci tengo a ribadirlo, le discariche, almeno lì a Casale, perché non è in tutto il Piemonte così, il comune ha deciso di avere la sua discarica sotto controllo pubblico, quindi è interesse del comune fare in modo che l'amianto venga smaltito in maniera corretta, senza pericoli per la salute. In Lombardia i cittadini sono tutti contrari alle discariche dell'amianto, le discariche normalmente, ma quelle dell'amianto particolarmente, perché in realtà ad esempio quella di Brescia è finita sotto inchiesta, è stata chiusa 4 volte, sempre per cattiva gestione. Quindi capite che qui è certo che i cittadini fanno bene a segnalare, perché i rifiuti sono stati smaltiti in mano. Però io volevo far vedere anche la storia positiva, cioè se ci si mobilita, se si fa monitoraggio civico, si, e ovviamente si hanno delle, si impungono le situazioni, qualche risultato lo portiamo a casa. Idem a Brescia. Il 27 di ottobre ci sarà una grande manifestazione a Brescia, io non faccio finta di niente, però questa era la situazione che vi dicevo, se non ci fossero stati i cittadini a richiedere una mappatura, a fare richieste di accesso al comune, richieste di accesso ai dati per sapere lo stato di monitoraggio del PCB, che è un assimilato diciamo alle diossine,
i bambini di Brescia continuavano a giocare nei parchi contaminati. Non so se sapete la storia di Brescia, brevemente. È un altro dei siti più contaminati d'Italia, insieme a quelli che vi ho detto. Il problema lì è stato la Caffaro, questa azienda di Stato, tra l'altro, che poi è passata di mano, che ha sversato nelle rogge, in una roggia, i suoi reflui dalla lavorazione del cloro. Infatti il PCB sta per clorobifenili, non mi viene la prima parola. Ok. Qui sono assimilati alle diossine. Tutto questo si è scoperto negli anni. Il sito, sempre grazie alle segnalazioni Marino Zarenti, di cittadini, eccetera, è diventato sito di interesse nazionale nel 2001. Mi è arrivata notizia in questi giorni che ci sono sversamenti di mercurio, è dovuta reintervenire ancora, cioè di fatto hanno blindato quello che rimane dello stabilimento, perché a distanza purtroppo di 18 anni è stata bonificata un francobollo, di fatto, che è una scuola poi tra l'altro e non l'area del sito, perché le acque contaminate PCB si sono allargate a tutta la parte, diciamo, sud-ovest della città. E anche lì però le ultime amministrazioni hanno rifatto la mappatura e i cittadini hanno monitorato, hanno controllato bonifiche. Qualcosa è stato fatto, una la scuola dell'Edda, appunto, perché il secondo documentario Cittadini Reattivi parla proprio anche di quella scuola, però anche lì sono state sempre mamme, genitori, non semplicemente attivisti o ambientalisti, persone che si sono prese a cuore il fatto che questi bambini da più di 10 anni giocavano sul cemento, perché quella scuola era costruita su un parco contaminato. Quindi cosa hanno fatto? Anziché bonificare, ci hanno fatto la lastra di cemento. Questa è la manifestazione che c'è stata 2 anni fa e adesso per il 27 io direi che sarà un'altra cosa così. Allora, questa è la mappa. Ritorniamo a quello che vi dicevo prima, non è semplicissima, però qui vi ho messo insieme ambiente e salute, quindi sulla destra, sulla sinistra trovate dove dovremmo avere i dati sanitari. I dati sanitari che ci riguardano in parte dovrebbero avere il Ministro della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità, le aziende sanitarie locali, perché voi avete un tesserino, quindi qualsiasi operazione fate, dalla farmacia, andare in ospedale, per qualsiasi cosa, tutto viene monitorato, tutto quella montagna di dati costituisce poi una banca dati alla quale però purtroppo noi molto poco spesso abbiamo accesso, e questo è un grande problema. C'è il registro tumori, che comunque fa sempre riferimento alle schede di dimissione ospedaliera o al fatto che appunto uno ha diventato un codice 048, no? Perché purtroppo, spero di no per voi, però se qualcuno ha avuto un familiare in famiglia con un tumore sa che ha l'esenzione 048. Quello è un codice che ad esempio i cittadini di Taranto hanno usato, e che erano i dati, per sapere quanti malati di tumore c'erano a Taranto. Era un dato scorretto dal punto di vista epidemiologico, ovviamente, però come dicevo prima le persone hanno bisogno di sapere ed è un nostro diritto, obiettivamente. Mentre quello che vi dicevo sulla regione, sull'ambiente, il Ministero dell'Ambiente ha una parte dei dati, sul sito del Ministero ci sono una parte di dati, ad esempio per quanto riguarda gli impianti più importanti, quelli che richiedono particolari applicazioni, autorizzazioni integrate ambientali, eccetera. L'altro è l'Istituto Superiore di Sanità, quindi, gli ambientali, quindi ISPRA, le agenzie regionali per l'ambiente, poi, allora, queste in realtà sono, come dire, carabinieri forestali, nuclei operativi ecologici e polizia locale, in realtà sono, hanno delle loro banche dati, ma che non sono pubbliche, obiettivamente, quindi, però, sono coloro che poi collaborano con gli enti di controllo quando, ad esempio, ci sono le inchieste della magistratura. Interno vedete che abbiamo questo, io ho messo conferenza Stato-Regioni. Non so chi di voi ha capito perché c'è una conferenza Stato-Regioni. Che cosa vuol dire? Questa è una cosa che è importante da capire, perché io spero di no, però se vi ritrovate a dover gestire o comunque seguire una cosa, è uno dei passaggi. Perché se a salute e ambiente, sotto effetto della riforma, sono di gestione totale o parziale delle regioni, nel momento in cui c'è qualsiasi evento,
tutto deve passare attraverso una conferenza Stato-Regioni. Quindi, faccio un esempio, le banche date per l'amianto. La legge 257 del 1992, alcuni qui voi non eravate nati, diceva che c'era l'obbligo di mappatura. Lo diceva già, era una legge dello Stato. Poi c'è stata fatta una riforma che ha diviso un'altra con referendum le competenze ambiente e salute. Il risultato vero che cos'è stato? Che queste banche dati ci sono, non ci sono. Un po' le seguite INAIL, un po' le seguite l'ARPA, capite? Quindi il cittadino chiede, però dietro c'è questo delirio, perché poi obiettivamente è un delirio. A tutt'oggi, detto, sull'amianto il problema non è stato risolto, quindi anzi, noi cittadini reattivi con la FEVA, il gruppo aiuto mesotelioma, lo sportello nazionale amianto, Lega Ambiente, andiamo avanti a rompere le scatole al ministro e a tutti gli enti di controllo, tanto è vero, come dicevo, in parte Regione Piemonte, sicuramente Alpa Piemonte, spero anche poi prossimamente Lombardia e le altre regioni stanno provvedendo ad aprire queste banche là. Perché, come vi dicevo, vedete, dati ambientali e controllo, AIA, le autorizzazioni integrate ambientali che vengono fatte, se c'è un grande impianto sul territorio, viene insediato, l'autorizzazione viene anche depositata su questi siti, quindi in regione piuttosto che ministero, e i cittadini possono anche fare delle osservazioni. Noi ad esempio sul canale YouTube di Cittadini Reattivi trovate una delle prime clip, diciamo, richieste, insomma, un video che parla della Elcon, che era un'azienda che voleva costruire un, loro lo chiamavano impianto di smaltimento, cioè così, poi si è scoperto che in realtà, andando a leggere l'autorizzazione integrata l'AIA, in realtà invece non era proprio quello, è un'altra cosa. I cittadini hanno pungolato, i sindaci hanno portato le loro osservazioni. Tra i cittadini ci sono chimici, medici, scienziati, cioè come dire, ok, quindi ci sono delle cose trasversali, no? E di fatto, ad esempio, lo trovate in questo video, quell'impianto non è stato costruito perché si era dimostrato che non, da un punto di vista di impatto ambientale, era pericoloso per il territorio e non poteva essere costruito. Però chiaramente questi sono. E l'altra è, questa è un'altra delle cose importanti, complicate, sulla quale però bisognerebbe tutti lavorare e aiutare anche gli scienziati che la stanno portando avanti, è la valutazione dell'impatto sanitario, VIS. Non so chi di voi ne ha sentito parlare. Allora, il problema vero è che adesso ormai si sa che l'ambiente deteriorato crea danni alla nostra salute. Quindi se ci sono degli impianti che hanno delle emissioni, eccetera, eccetera, accanto alla valutazione impatto ambientale deve essere fatta una valutazione impatto sanitario. Attenzione, anche qui la gabola, è passata una norma che dice che per i grossi impianti è obbligatoria. Già a Taranto non si fa la VIS, ma si fa la valutazione del danno. E del danno che cosa vuol dire? Che si contano i malati e morti dopo. Ok. La valutazione di impatto invece è quella che, in base a algoritmi, studi, eccetera, prevede quello che potrebbe essere l'impatto sul territorio. Questa, ad esempio, faccio un esempio, la VIS è stata fatta sull'inceneritore di Firenze. Lì è stata una battaglia vinta dai comitati. Si doveva costruire questo inceneritore nella piana di Firenze, l'area come qua, più o meno. La valutazione impatto sanitario, una delle prime fatte in Italia dal CNR di Pisa, disse che sì, si può costruire, però bisogna fare un bosco, questo, quell'altro, tutte queste cose. A distanza di X anni, i cittadini, quelli erano associazioni, poi ci furono le mamme dell'inceneritore, eccetera, eccetera, fecero un ricorso e hanno vinto quel ricorso e di fatto poi l'inceneritore a tutt'oggi non si è costruito perché quello che prescriveva la valutazione di impatto sanitario non era stato realizzato e quindi anzi si era costruito di più e di fatto mettere un altro impianto su un territorio già altamente contaminato non aveva senso. Quindi questo era. Ok, allora ditemi quanto posso. Vedo che siete tutti attenti, che state seguendo, io vabbè, non deve esserci il documentario tra un po'. Allora, volevo farvi vedere, questi infatti, in realtà, allora, tanto ve le
le rendo pubbliche. Beh, questo, infatti, all'origine dei grandi cambiamenti ci sono sempre delle singole azioni, e questo un po'. Ma volevo far vedere se riesco, qualche sito, ad esempio, oddio, aspetta, scusa, ce la faccio. Ah, se avete domande nel frattempo, ad esempio rispetto a come richiedere questi dati o come ricercarli, visto che non so se potrei riuscire a fare il mouse. Ditemi un dato che volete sapere, facciamo una prova insieme. Una curiosità su un dato ambientale che vorreste conoscere, via, facciamo. Io devo fare una domanda, ma non su. No, no, vai, io tranquilla. È un'altra. Io mi attenevo un po' alla scaletta, ma come vedete possiamo parlare di tutto. Dai. Che forse la difficoltà, per dire, anche per un giornalista, quando magari ci sono delle indagini in corso, sì, ci sono sentenze giudicate. Certo, eccetera, esatto. Come dire, dimostrare la relazione di causa e effetto. Quello è difficilissimo. Magari l'amianto è più facile, tra virgolette, perché c'è proprio una malattia, non un mesotelioma. Nell'altro caso è difficilissimo. E come si fa? Cioè, se appunto un giornalista scrive perché c'è l'impianto... No, no, non si può scrivere, arriva attenzione. Sicura una bella querela. Allora, in realtà la querela no. Infatti, in realtà adesso noi stiamo... Sto lavorando al secondo documentario che vi dicevo prima, che è su Brescia. Quando ho chiuso le riprese, infatti abbiamo perso un anno, ma 6 mesi sono stati spesi bene, anche alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni a Brescia, perché io avevo ripreso il momento in cui i cittadini sono andati insieme ai giornalisti a occupare l'ASL. Perché, attenzione, c'era il rapporto Sentieri, che è curato dall'Istituto Superiore di Sanità, che redige un rapporto non annuale, insomma dipende dagli anni di ricerca, sulle popolazioni che vivono sui siti di interesse nazionale. C'è anche la Bovisi, cioè ci sono proprio, ci siamo anche noi, c'è anche Sesto San Giovanni, esatto. E in cui si fa una correlazione rispetto, non è propriamente di causa effetto, però si dice questo territorio ha questi contaminanti, piombo, eccetera, eccetera, e i cittadini hanno questo tipo di malattie, questo tipo di mortalità, questo tipo di ricoveri. Quindi il rapporto Sentieri è servito moltissimo a queste popolazioni, anche a Brescia, per sensibilizzare anche le istituzioni locali, perché ad esempio l'ASL negava che ci fosse un problema. Cosa che è successa ad esempio l'anno scorso, l'ASL ad esempio di Brescia minimizzava, perché loro l'hanno spiegato, io poi ho intervistato l'esperto epidemiologo dell'ASL dicendo noi non avevamo abbastanza dati per poter stabilire una correlazione. I cittadini erano preoccupati, guardate che a distanza di 5 anni i cittadini avevano ragione, perché è uscito uno studio della stessa ASL dopo 5 anni che dice sì, magari non fa venire il tumore, però l'ipertensione, il diabete, le malattie sì. Quindi purtroppo ancora una volta avevano ragione i cittadini. Quindi è vero che da un punto di vista di informazione, e io sono sempre molto attenta, anche Cittadini Reattivi lavora molto con i comitati, no? Raccogliamo le informazioni insieme a loro e le elaboriamo, però noi lavoriamo molto anche insieme al mondo scientifico. Quindi non so se tu sei un collega, quindi se sei un giornalista tu o chi per essere, esatto, quindi siamo colleghi. Allora, il discorso è che ci si avvale sempre del dato scientifico. Questa è ovviamente la nostra deontologia, ma è quello che dobbiamo fare. Noi possiamo fare, come mi è successo oggi rispondendo a un lettore, a un commento a un mio articolo, in cui non ho usato il passato remoto, il passato prossimo, quindi dando certo un fatto, che obiettivamente poi noi giornalisti possiamo mettere insieme dati, fatti, numeri. Ovviamente ce ne assumiamo la responsabilità, come hai detto tu, querela. Può essere, poi ognuno valuta, per cui se uno obiettivamente, perché purtroppo le querele su questi temi arrivano e come, arrivano anche altri tipi di pressione come sono arrivati a me, no? Si smette di lavorare, hai problemi, cioè contratti chiusi, tante cose non proprio bellissime. Però è vero che, come dire, il crinale giusto è quello di attenersi al dato, quindi andare a ricercare il medico, l'epidemiologo, lo studio, perché molti colleghi, e questo è un tema che
sollecito, perché molti colleghi che si occupano di ambiente si occupano poco di salute. E invece no, bisogna unire le due cose, informarsi. E da questo punto di vista, cittadini attivi, facciamo anche della formazione, la faremo anche per l'ordine dei giornalisti, quindi proprio su questo tema. È sufficiente il dato scientifico? Ma ascoltami. Lo studio dice che... Il glifosato... Perché? Ha degli effetti. Certo, quindi tu hai uno studio scientifico, e che problema? Stai denunciando qualcosa di falso? Tu riporti un dato. Qual è il compito dell'informazione? Informare i cittadini, l'opinione pubblica. Non è né servire la politica né il potere economico. Se ce lo ricordiamo qui, lo so che in Italia è difficile fare questa cosa, però va fatta. È chiaro che poi ci sono degli studi, io avevo appena riparlato col CNR, rispetto agli studi di impatto, che so, rispetto al carbone, gli studi ci sono. Cioè, su Vado Ligure è venuto fuori che c'è un impatto sulla salute. Lo studio è stato pubblicato, sono intervenuti dicendo che non è possibile, però intanto lo studio c'è, è stato pubblicato a livello internazionale, quindi noi come giornalisti lo possiamo riportare. Poi se qualcuno, non è che veniamo qui relati perché abbiamo citato un dato scientifico. Questo sicuramente però è il crinale sulla quale ci dobbiamo attenere. Non so se ci sono altre domande, volevo farvi vedere qualche, che adesso non so quanto tempo abbiamo ancora. Ok, ce l'abbiamo. Ma volevo far vedere, non so se avete qualche richiesta rispetto davvero a come ricercare i dati o sull'aria, sui rifiuti. Vabbè, un po' ve lo non so se ad esempio le navi da crociero, le grosse navi, che impatto che hanno in quali città italiane. Allora, anche lì, vedi, guarda, questo è un caso molto bello. Io non l'ho affrontato direttamente. Anche lì però, anche lì, col movimento, no, grandi navi, eccetera, eccetera, si è partiti e si sono attivati dei monitoraggi. Per cui, allora, è chiaro che se le istituzioni sono sollecitate, si fanno dei rilevamenti, come dire, atmosferici, si riesce a capire l'impatto, no? Perché comunque se c'è un monitoraggio, no? Questa cosa, ma se il dato non viene rilevato in maniera costante, scientifica, noi rimaniamo che ci vediamo la nave con la ciminiera, respiriamo e via così. Questo lo dico anche per spezzare una lancia a favore dei colleghi di ARPA, no? Quanti incendi abbiamo avuto in Lombardia, visto che vi parlavamo di rifiuti, incendi, esplosioni, poi qualcuno si è arrabbiato, io qualche volta mi sono arrabbiata anche io con i colleghi di tanto, perché dice il bollettino di ARPA dice che non c'è nessun problema per la salute. No, no, quello non si può. Infatti quello lo dico, non si può dire. Non si può dire che non c'è diossina, perché la diossina purtroppo non è che si è depositata lì dove c'è il deposimetro, ma magari grazie al vento è volata un pochettino più in là. Infatti quello che a me hanno insegnato gli epidemiologi è che come si fa poi a capire qual è l'impatto sanitario e ambientale rispetto a questi fenomeni? Si fanno delle belle mappature in cui si fanno delle proiezioni della ricaduta degli inquinanti e poi si vanno a verificare in quel punto quanti malati ci sono stati, in quel punto quanti malati ci sono stati. Quindi gli studi epidemiologici sono complessi. Chiaramente ha ragione lui, possono essere impugnati in tutti i modi possibili e immaginabili, però in realtà sono dati ormai attuali. In quella slide che vi ho fatto vedere all'inizio, quella dei rifiuti dove da una parte avevamo la mappa del corpo umano, quelli che vedete lì erano avevamo mappato sul corpo umano gli studi pubblici, anche di, io quando dico gli studi pubblici mi riferisco sempre a Istituto Superiore di Sanità, CNR, regioni o ASL, non mi riferisco a studi privati pagati da aziende, quindi io, perché c'è anche questo, infatti alcune multinazionali hanno usato anche questo escamotage, sappiate, in Italia, cioè più volte è successo. Questo confonde l'opinione pubblica, anche perché poi magari non tutti i giornalisti sono preparati allo stesso modo, per cui se arriva il comunicato in cui si dice questo, l'ospedale Bambin Gesù dice che non c'è stato nessun problema per i bambini di Taranto, scusate, dico una roba, una bestemmia, uno dice vabbè, il dato è giusto, e no, attenzione, no, c'è il rapporto Sentieri, c'è il rapporto della regione, ci sono stati diversi studi, quindi tutto questo invece è valido. Allora, io un'ultima cosa vi volevo dire.
Nelle slide, visto che magari non riusciamo a farlo adesso, io ho problemi a accedere. Comunque, mettiamo magari sul sito anche di Chiama Milano, e su quello dei cittadini attivi c'è già, ci sono tutte le slide di Scuola Common del progetto Ambiente Salute che noi facemmo 2 anni fa ad Avigliana, in cui abbiamo fatto delle lezioni con i colleghi di Libera a cittadini come voi, esattamente, in cui abbiamo spiegato queste stesse cose, esattamente. E abbiamo fatto anche delle simulazioni rispetto a come andare a ricercare i dati. Questo richiede ovviamente un piccolo laboratorio, quindi se siete interessati, secondo me, lasciate a Francesca la richiesta, organizziamo, perché il lavoro vero da fare con i dati è fare dei laboratori. Cioè, quindi io adesso ho fatto la parte teorica, però poi anche con le scuole, con chi è, lo facciamo in questo modo, si fa una parte di infarinatura, ma poi ci si mette tutti col computer a andare a ricercare i dati, analizzarli insieme e capire che cosa si può fare. Un passaggio importante che volevo fare, nelle slide che vi aggiungo, vi metterò i siti di alcune delle associazioni nazionali che fanno monitoraggio civico, una scuola di Open Coesione, Moniton, in parte c'è anche Open Polis, anche, ma adesso vi spiego perché lo fanno in maniera diversa, Cittadinanza Attiva. Un tempo c'era, lo dico con sommo dispiacere, il Diritto di Sapere, che aveva anche un portale per le richieste di accesso. Adesso ce n'è un altro di colleghi, vi metto, non vorrei sbagliare a dire il nome perché Foglie Pop, ok? Guai. Allora, ci sono dei siti anche dove non solamente, quindi vi aggiungo le slide sulle associazioni, ma anche sui siti dove potete fare le richieste di accesso alle informazioni. E questo è l'altro passaggio che meriterebbe magari, come dire, un'altra oretta ad hoc. Perché le richieste di accesso alle informazioni innanzitutto devono essere fatte facendo riferimento a quella legge che vi ho detto. Adesso tutte le amministrazioni della pubblica amministrazione hanno, per l'amministrazione trasparente, mi dovresti confermare, l'URP, quindi una sezione delle relazioni per il pubblico che risponde alle richieste dei cittadini, come vi dicevo, mandando una mail e chiedendo il dato. Quindi questa cosa di fatto è possibile. Poi non è sempre così semplice, ve lo posso assicurare, perché questo è. Però se non si chiede, non, purtroppo non inneschiamo quello che vi ho fatto capire stasera, perché se alla base di queste lotte anche vinte non ci fossero stati dei cittadini che avessero iniziato a dire io voglio sapere che terra c'è nel parco dove gioca mio figlio, oppure che acqua stiamo bevendo o che aria stiamo respirando, tutto quello che avete visto non sarebbe successo. E qui questa è la parte, insomma, del cittadino reattivo, che quindi reagisce come in una reazione chimica, non rispetto appunto a un agente esterno che lo disturba, ma che nello stesso monitora e fa domande. Io non so se poi avete altro, che cosa. Allora, vi invito sicuramente a andare a guardare. Allora, nelle slide vi aggiungo, perché volevo farvele vedere proprio. Ah, io però c'è questo momento. Ah, ho visto che adesso è andato lì, perché allora riesco a scriverlo. Volevo farvi vedere il portale nazionale di ISPRA. Scusate, che scrivo l'indirizzo, così riesco a farvelo vedere. Perché questo. Allora. Non è facile, però non riesco a fare SMPA ambiente, chi siamo, URP, eccolo qua, perfetto. Allora, il problema vero è che io so dove andare, voi non lo sapete, questa è la chiave, infatti è questo che io cerco di spiegare ai colleghi della pubblica amministrazione, perché il cittadino non lo cerca così. Io so, ve l'ho spiegato, che esiste un sistema nazionale di protezione ambientale e che al loro interno hanno messo una pagina con tutte le URP dove noi cittadini possiamo andare a richiedere i dati,
Ma se uno non sa le parole chiave da dare a Google, Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ambiente, richieste di accesso alle informazioni, non ci arriverà mai. E questo è il famoso problema che noi dobbiamo continuare a rompere le scatole. Però questo ve lo faccio vedere, lo vediamo in diretta, visto che mi ha detto che l'hanno fatto, perché l'ho chiesto proprio oggi, ho fatto il monitoraggio proprio oggi, dicendo, ma questo sito l'avete messo a posto, che stasera ho questa... Benissimo, non è una cosa da poco. Questo è chi di voi voglia chiedere dei dati ambientali in Italia, se lo memorizzi, proprio memorizzatelo, perché qui in realtà il lavoro si dialoga con i colleghi della pubblica amministrazione. Io ringrazio pubblicamente comunque sempre Marco Talluri, che è anche il responsabile che c'è dietro questo sito. Quindi sfatiamo anche il mito che anche c'è la pubblica amministrazione tutta cattiva, che non ci vuole dare i dati. No, per fortuna ci sono persone come noi, dall'altra parte, che hanno interesse a fornirci dati e informazioni. In questo caso, vedete, il progetto SIURP, quindi c'è guida ai servizi delle uffici e relazioni per il pubblico, e vedete, diritto di accesso a documenti, informazioni e dati, e qui viene anche spiegato come esercitare diritto di accesso documentale. Volevo chiedere solo più generalmente se c'è un'azienda privata di mezzo, non sì. so, per esempio un'industria che inquina nel Ticino, sì. per dire, fino a che punto il cittadino ha ancora il diritto di chiedere? Noi abbiamo diritto perché, assolutamente sì, privata. Tu non all'azienda, attenzione, sì. tu devi chiedere all'ente di controllo. Quindi sì. devi sapere, l'ente di controllo, chiedere se ci sono i controlli di, che so, sversamento in acqua o sversamento in aria, perché tutte le aziende sono soggette a varie, la legge SERES, eccetera, eccetera, per cui, come dire, tutto deve essere controllato, no? A norma. Quindi il diritto, allora, attenzione, vedi, prima, come adesso avete capito il passaggio importante sì. con la 241, tu già dovevi dimostrare che abitavi lì vicino, sì, già dovevi motivarlo, perché vuoi sapere? No, tu adesso io ho fatto richieste di accesso in Calabria, scoprendo purtroppo cose non molto belle per gli amici calabresi rispetto ai siti contaminati, ad esempio, no? Per i dati che loro non riuscivano ad avere. Quindi quello lo puoi fare tu, sì. ovviamente quello che bisogna capire è come muoversi. Questo sito vi può aiutare. Poi chiaramente noi abbiamo un ente di controllo, l'ARPA Lombardia, che obiettivamente in questi anni, in 6 anni, insomma io li monitoro sempre, hanno migliorato, e anche Regione Lombardia, la propria banca dati aperta è davvero una delle migliori in Italia. Quello che è una fase che con la quale i cittadini reattivi sta lavorando, anche con l'Università di Salerno, insomma con le scuole, speriamo, insomma anche il nostro sito che vi invito poi ad andare a visitare, per adesso lo vedete ancora vecchio, è in suo ancora un po' con lo scotch, ma stiamo lavorando con l'Università di Salerno per rirenderlo un sito di mappatura partecipata, quindi in cui arrivano le segnalazioni dei cittadini e in cui anche riprendiamo a raccogliere le informazioni e le rimappiamo a nostra volta e le rielaboriamo, perché l'Università di Salerno ha elaborato anche una propria piattaforma per elaborare i dati, quindi per fare delle infografiche, per rappresentare i dati. Ed è una cosa utile sia per i cittadini che per i giornalisti, perché uno dice raccolgo il dato, però lo scrivo, no, almeno così faccio la slide, faccio l'infografichina, la metto su Facebook, picco e si vede subito. Cioè, questo ci sono altri cittadini reattivi, scientifici che lo stanno facendo, ad esempio a Taranto l'hanno fatto, hanno fatto anche lì. Hanno preso i dati aperti da ARPA Puglia e hanno creato con un sistema, una piattaforma, Omniscope si chiama, la rappresentazione grafica, perché uno dei dati che il cittadino normale, obiettivamente insomma, non è che tutti abbiamo fatto scienze analitiche o statistiche, e in realtà con un grafico uno lo capisce, cioè piccolo e inquinante, lo guardi e lo capisci. Quindi di strada da fare c'è da fare tante insieme, però quindi va bene. Se no, andiamo. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.